Siamo con gli studenti protagonisti, veri protagonisti, giovani di Crescere tra le righe. Ragazzi, nome, cognome e scuola di provenienza. Sì, mi chiamo Alberto Terrizzano e frequento il quarto anno di liceo linguistico ad indirizzo giuridico-economico del Collegio Bianconi di Monza. Luca Scardocci e vengo da Terni, dal liceo scientifico Renato Dolavelli. Crescere tra le righe. Avete di fronte editori, il giornalismo, l'elite non solo italiana ma anche mondiale. Che cosa, come ne uscite da questi due giorni? Sicuramente arricchiti da quanto è stato detto dai protagonisti, ma anche dalla miriade di domande che sono state fatte da noi, che oltretutto eravamo i veri protagonisti di questo convegno. Sicuramente porto a casa un sacco di ricordi, di emozioni e anche un sacco di frasi che i grandi personaggi che sono saliti sul palco hanno detto. Secondo te invece i personaggi che hanno ricevuto queste domande come tornano dopo questa esperienza? Beh, penso che anche loro tornino preparati perché comunque hanno avuto la possibilità di esprimersi con gente non del loro stesso rango, bensì con ragazzi frequentanti il liceo, quindi hanno avuto modo di esprimersi anche con una nuova, possiamo dire, compagine della società e anche che segnerà il loro futuro come il nostro. Una domanda a testa, obiettivi per il vostro futuro magari messi a fuoco meglio anche dopo questa esperienza? Sì, un mio sogno era fin da sempre fare il giornalista. Sicuramente dopo questa esperienza ho più certezze, nonostante i dubbi non siano svaniti completamente, però so che se vorrò svolgere una professione come quella delle persone che per due giorni mi hanno parlato, sono sicuro che sarà la mia strada perché mi piace molto. Uscire da questo convegno sicuramente ci ha aiutato ad avere più certezze per il nostro futuro. Penso che le idee che avevamo prima ora sono state anche più accentuate e quindi credo che il futuro sia stato deciso molto da questo convegno. Grazie mille ragazzi.